Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel video di oggi voglio realizzare insieme a voi questo album natalizio che ho realizzato con la mia collezione ultima di carte digitali Christmas Time, sia il pacchetto di carte che il pacchetto di etichette abbinato al kit. Intanto vi faccio vedere l'album finito e poi vi farò vedere come realizzarlo. Allora, sul frontale ho utilizzato le stelle di Natale che vi ho fatto vedere nel tutorial precedente. Queste sono stelle di Natale molto luminose, quindi se avete piacere di vedere come realizzarle nel video precedente troverete il tutorial. Ho utilizzato del pizzo per chiudere il mio album. L'ho decorato ancora con dei particolari che ho semplicemente ritagliato dal mio kit digitale. E la particolarità, vedete, il retro del mio album l'ho rivestito con del velluto e ha questa struttura, quindi ha la parte della copertina superiore e inferiore che sono staccate dal resto dell'album. Ho fatto così una rilegatura un po' diversa. All'interno andiamo a vedere come è fatto l'album. Ho utilizzato del pizzo molto delicato perché così non, per, non per non appesantire ulteriormente, visto che era molto molto decorato. Allora, l'album è realizzato con delle buste. Però prima di farvi vedere le buste, vi faccio vedere il particolare che ho attaccato alla copertina, che è una bustina che ho decorato e anche di questa decorazione trovate un video veloce sul mio canale. Sono delle decorazioni veloci che ho fatto, però mi sembravano carine e le ho utilizzate proprio per rivestire la copertina del frontale, del posteriore del mio album. Dopodiché vediamo, ci sono buste che ho ritagliato dal kit, semplicemente ritagliato dal kit. Nello stesso modo ho ritagliato anche dal kit le etichette che ho utilizzato in qualche caso per chiudere le mie buste. Le buste all'interno le ho decorate perché così rimangono più carine e nella parte posteriore, vedete, ho sempre del kit utilizzato le bustine più piccoline, all'interno del quale sono andata ad inserire delle piccole card che trovate sempre soltanto da ritagliare nel kit e particolari che appunto sono ritagliato ed inserito. In questo caso per chiudere la bustina ho utilizzato un sigillo in cera lacca e poi all'interno del video vi farò vedere come l'ho realizzato. Quindi ho le mie buste, vedete, nella parte posteriore. In questo caso, per fermare la busta, ho utilizzato un salvaangoli, questi nello specifico. Poi ve li farò rivedere mentre lo realizzo. Tutto il materiale che ho utilizzato, se vi interessa vedere qual è, lo trovate nell'info box del video, trovate il link dove ci sono i prodotti che ho utilizzato. E quindi vale per questi piuttosto che per i washi tape, per i pizzi, tutto il materiale che ho utilizzato e chiaramente i link anche dei miei kit digitali. Ancora le altre buste che ho decorato in questo modo. Qui all'interno ci sono sempre, vedete che ho decorato tutte le buste nell'interno e poi ho utilizzato le tag solo da ritagliare, da inserire all'interno, in questo modo qui. Questo è un modo comodissimo per chiudere le buste. E nella parte posteriore c'è un'altra bustina veloce che ho decorato per l'occasione. Decorato già pensando di realizzare poi questo album. Quindi questo è il video di oggi, direi un album semplice, veloce da fare ma carino. E adesso non ci resta che andare a vedere come realizzarlo. Per iniziare occupiamoci delle buste, che
che servono per realizzare il nostro album. Allora, io le ho già chiaramente preparate perché altrimenti ci vorrebbe troppo tempo per realizzarle tutte, ma vi faccio vedere nello specifico come ne ho realizzata una, perché poi per il resto sono fatte, diciamo, più o meno tutte nello stesso modo. I particolari di come le ho chiuse ve li ho già fatti vedere nella descrizione dell'album. Allora, partiamo da una busta che io ho semplicemente ritagliato, sarebbe poi questa, che ho semplicemente ritagliato dal mio foglio del kit digitale. Ho utilizzato questo foglio per le buste piccoline e questo per le buste più grandi. Quindi non dovete fare nient'altro che ritagliare le buste. Dopodiché le ho piegate semplicemente seguendo le linee del ritaglio. È una cosa molto molto semplice. In altri video vi ho fatto vedere come realizzarle, ma mi assicuro che ritagliate, piegate e la vostra bustina è già bella che è pronta. Però cosa ho fatto? Allora, voglio decorare l'interno in modo che quando l'apriamo non mi rimanga così bianca perché non mi piace, voglio dargli l'effetto un po' più vintage. Quindi che cosa faccio nello specifico? Distress il vintage photo con il mio tamponcino che non ho ancora bagnato perché lo voglio appena appena sporco. Vado semplicemente a sporcare la superficie in questo modo, che così comincia già ad avere un effetto un pochino più beigiolino e quindi un po' più vintage. Dopodiché prendo il mio stencil con i fiocchi di neve e cosa vado a fare? Vado sempre con il distress a sporcare sullo stencil in modo da decorare l'interno della busta, perché mi piace molto di più. Così quando apriamo le nostre buste sono decorate, sono decisamente secondo me più belle in questo modo qui. È un lavoro semplicissimo, velocissimo, però vedete che nel momento in cui io vado ad aprire la mia bustina, l'effetto è molto più bello, secondo me, almeno mi piace di più. Vado ancora a sporcare un po' qui sul bordo e adesso vado semplicemente ad incollare in questo modo qui. Facciamolo di qua, uno e due, basta pochissima colla e in questo modo incolliamo la nostra busta. Ora, mentre la busta si asciuga, vi faccio vedere come ho fatto la chiusura di una in particolare, perché mentre nelle altre buste ho utilizzato i gancettini che mi avete già visto utilizzare in vari video oppure le etichettine che trovate sul kit. In questo caso vi faccio vedere come ho ritagliato praticamente questo sigillo che ho fatto in cera lacca. Cosa ho fatto? L'ho già preparato prima, l'ho semplicemente fatto su della carta da forno in modo che non si attaccasse, dopodiché l'ho preso e lui è bello che è asciutto, così lo posso anche incollare dove preferisco. Questo potete farlo sempre, così non dovete farlo al momento che magari sbagliate e non vi viene bene, voi lo fate sulla carta da forno, poi lo staccate e ve lo incollate con la colla dove meglio preferite. Dopodiché cosa vado a fare? Vado con il cutter praticamente a incidere la parte superiore del mio timbrino, del mio sigillo, scusate, ho sbagliato il termine. Quindi io vado ad incidere sulla parte posteriore superiore, così a metà, vedete, in modo da, adesso vi faccio vedere, devo inciderlo un po' di più, non ho voluto calcare tanto perché non ho preso il piano antitaglio da mettere sotto per fare più in fretta. Ok. Eccoci, vedete che ho tagliato nella parte superiore il sigillo. Quindi cosa vado a fare? Vado ad infilare la parte superiore della mia bustina, così ho il riferimento di dove devo andare ad incollare e lo vado a incollare sulla parte posteriore. Però prima di fare questo, metto ancora, se la trovo,
Aiuto, volevo la garza che non so se ho. Niente, un disastro, perdo tutto. Però posso anche ora mettere una cosa: metto un pezzo di pizzo che tanto, anzi, rimane ancora più carino. Così non perdiamo tempo e non mi metto a cercare la garza che ho tirato fuori, ma l'ho persa. Quindi taglio un pezzettino di pizzo, così, eccoci, e lo vado ad incollare qua sotto. Quindi prendo della colla. In questo caso va benissimo la colla per la carta perché tanto il pizzo è sottilissimo, quindi si incolla benissimo. E qua vado a fare questo lavoro qui, vado ad incollarlo un po' così ondulato. Dopodiché inserisco, come vi avevo detto, la punta della mia. Nel mio sigillo e vado ad incollare. Allora, come faccio? Vado a mettere la colla qua in punta, così, e vado a chiudere. Ora tiro via la parte superiore perché non vorrei che rimanesse incollata e aspettiamo che asciughi, così possiamo poi andare a chiudere la nostra bustina. Ora fatto ciò, andiamo ad occuparci di incollare, attaccare le bustine tra di loro. Vediamo come fare. Allora, da uno dei miei fogli di carta scrap ho ritagliato un pezzo da 23x15. Dopodiché sono andata a fare dei pieghi. I pieghi li ho fatti esattamente a queste misure: 3 centimetri. 4,5, 6, 6,5, 8, 9,5, 10, 11,5, 13, 13,5, 15, 16,5, 17, 18,5 e 20. Dopodiché è più facile a farsi cioè più semplice da fare che poi da spiegare. Praticamente adesso vi dico, ho lasciato 3 centimetri per parte in modo da andarmi poi a collegare con la copertina dell'album. E in mezzo ho lasciato praticamente, vi faccio vedere, creerò delle alette da 1,5 cm, che sono queste, nel quale andrò ad incollare le buste. E poi ho lasciato mezzo centimetro. Così, in questo modo vi faccio vedere mezzo centimetro praticamente tra una busta e l'altra. Per cui, se voi appunto fate i pieghi come vi ho detto, dopodiché andando a piegare, ad avvicinare così la parte da 1,5 cm, cosa otteniamo? Otteniamo, ve lo faccio vedere in questo modo perché rimane più chiaro. Praticamente 5 alette che adesso andrò ad incollare dove attaccare le 5 buste con mezzo centimetro di spazio tra una e l'altra. Allora, io ho già unito la parte posteriore su ogni aletta su una delle due alette da 1,5 cm con il biadesivo in modo da poterle andare ad incollare. Adesso vi faccio vedere, incollo la prima così capite un attimo. Eccoci, in questo modo qua io sono andata ad incollare le prime due parti da 1,5 cm, vedete? E ho creato questa aletta. Idem vado a fare con le altre. Quindi ho messo il biadesivo solo da un lato delle due parti uguali da 1,5 cm, perché mi servono per chiudere e per formare la mia aletta in questo modo qui. Vedrete che quando avete sotto mano la carta piegata vi accorgete di quanto è semplice capire il meccanismo. Adesso sembra un po' complicato, ma in realtà non lo è. Questo è un metodo per fare le alette per creare la maggior parte degli album, diciamo. Eccoci qua. In questo modo abbiamo le nostre 5 alette. Adesso le tiro un attimo su così, ok, si vedono bene. Eccoci, le nostre 5 alette con mezzo centimetro per parte per
per dividere le mie buste, mentre utilizzerò le due alette da 3 cm che sono rimaste sul bordo per andare ad incollare le copertine. Quindi, fatto ciò, cosa vado a fare? Vado ad incollare direttamente le mie buste. Lo faccio su questo particolare, così mi rimane più semplice da gestire. Allora, come facciamo? Cosa importante? La busta la vado ad incollare sulla mia aletta, sempre dalla parte posteriore, quindi dove non c'è l'apertura, ma in questo modo qui, sulla parte posteriore. Quindi adesso una per una vado ad incollare le mie buste. Metto della colla, lo faccio con la colla, metto della colla qui sulla parte dell'aletta, in questo modo qui, e vado ad incollare. Appoggio la mia busta e piego così. Così vedete che rimane pulita la parte sul davanti della busta, e invece la parte che ho incollato rimane sul retro. Vado a fare lo stesso lavoro per tutte le altre buste, quindi le vado ad incollare sulla parte posteriore. In questo modo vedete che abbiamo incollato le nostre buste. Adesso ci occupiamo di decorare la parte posteriore di ogni busta. Anche in questo caso farò la prima, vi farò vedere come l'ho fatta e poi andrò a realizzare nello stesso modo tutte le altre. Allora, io ho deciso di utilizzare per fare questa decorazione, quindi per coprire la parte da 1,5 cm che ho incollato su ogni busta, qui si vede meglio perché la carta è diversa, quindi per coprire questa parte cosa vado a fare? Utilizzo allora il mio washi tape, questo dorato, perché mi piace un sacco, trovo che dia subito tanta luce e l'effetto lo trovo molto 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 carino, così per il periodo natalizio è perfetto. Quindi incollo il mio washi tape, tagliamo, e poi vado ad utilizzare il pizzo con l'adesivo che trovate nella descrizione dei prodotti, nell'info box del video, che ho già utilizzato in altri tutorial, che mi trovo benissimo perché è comodissimo da utilizzare, perché basta spellicolare ed incollare ed ha un adesivo veramente tenace, quindi lo potete incollare con facilità e tiene benissimo. Quindi io vado a ritagliare pezzo, poi al limite se non è perfetto lo rifilo dopo, e vado ad incollarlo sopra il mio washi tape in questo modo qui. Così vado a coprire completamente il piego che ho messo sotto della carta, e nello stesso tempo vado a decorare anche, tagliamo la parte così in eccedenza in questo modo qui, e così vado anche a decorare la parte posteriore. Dopodiché non mi resta nient'altro da fare che prendere una delle bustine piccoline che vi ho fatto vedere come realizzare ed andarla ad incollare, direi, o al centro, come preferite. Possiamo anche incollarne una e una, così, visto che fanno spessore, rimane più uniforme. Quindi colla. Io adesso la incollo tutta, però per esempio vi do un'altra idea: volendo potreste incollare solo i bordi e da questa parte lasciare anche una tasca per inserire una tag, per esempio. Io questa la vado ad incollare completamente, così.
in questo modo qua. Schiacciamo bene, la incolliamo dritta, così, in questo modo. Ecco, vedete come rimane decorata la parte posteriore, semplicissimo, ma direi carino. Nello stesso modo vado a realizzare tutte le altre buste. Finiamo con incollare l'ultima busta. In questo modo. Così. E quindi vediamo che abbiamo completato la decorazione di tutte le buste. E adesso vediamo come terminare il nostro album. Per l'album di oggi voglio usare anche della stoffa, nello specifico utilizzerò questo velluto perché ha la particolarità che tagliandolo non sfilaccia, rimane bello. Perché vi voglio far vedere come lo utilizzerò. Allora, abbiamo attaccato tutte le buste, la parte posteriore è da rivestire. La copertina del mio album, in questo caso, non sarà la solita copertina che faccio con la parte anche posteriore, ma saranno solo, vi faccio vedere, due pezzi di cartoncino, poi vi darò le dimensioni giuste, comunque sono due pezzi di cartoncino che utilizzerò solo per chiudere il frontale ed il posteriore, in questo modo qui. Quindi la parte dietro mi rimane scoperta, per cui la voglio rivestire con della stoffa. Ciò non toglie che voi, se volete, potete anche rivestirla con della carta, ma io lo farò con della stoffa. Quindi cosa vado a fare? Prendo il mio velluto in questo modo qui e vado ad incollare in questo modo posteriore e alette della mia carta. Utilizzo questa colla perché per la stoffa va benissimo. Non bisogna metterne tanta perché comunque è sufficiente per incollare e se ne esagerate rischiate di macchiare la stoffa perché trapassa, però in realtà ne basta molto poca per incollare benissimo. Quindi vado qui sul bordo e vado ad incollare bene la stoffa, schiaccio bene nella parte centrale dove c'è il mezzo centimetro tra una busta e l'altra, così andiamo ad incollare perfettamente in questo modo qui, così. Quindi incolliamo bene, ok, vedete che è già perfettamente incollata. E adesso con la forbice vado semplicemente a rifilare il tutto in questo modo qui. L'avevo già messa sul bordo, messa bene, per cui devo farlo praticamente solo da una parte. Ok, quindi vedete che la parte posteriore in questo modo è bella che è decorata. Quindi, come vi dicevo, adesso cosa vado a fare? Vado ad incollare la copertina. Allora, la copertina l'ho fatta di misura 12 e mezzo per 16 e mezzo, quasi 17. In realtà la potete fare della dimensione che volete. Vedete, io ho fatto in modo che fosse leggermente più grande delle mie buste, in modo che rimanessero perfettamente all'interno. Quindi ho preso due pezzi di cartoncino, del cartoncino che uso sempre io per fare le copertine, trovate anche quello, la descrizione di quel prodotto all'interno dei prodotti nel link del video. Sono cartoncini da 2 mm o da 1,5 mm,
che ho già per una questione così di velocità, perché sennò i video sono veramente troppo lunghi, ho già rivestito da ambo le parti in questo modo qui con la carta scrap del mio kit Christmas Time. Anche del kit trovate poi la descrizione nell'info box. Nello specifico ho deciso di utilizzare questo foglio dove c'è già la scritta Merry Christmas su questo lato, che sarà praticamente il frontale della mia copertina, che poi andrò a decorare, però intanto la scritta mi rimane già bella che è impressa sulla copertina. Allora andiamo ad incollare i due particolari. Cosa faccio quindi? Vado ad attaccare la copertina lasciando, vedete qua, ve lo faccio vedere da vicino, vado a lasciare un piccolo margine in modo da un solito, diciamo, il mezzo centimetro che ho lasciato tra una busta e l'altra, così non vado a quando vado a chiuderla rimane un po' di margine e non dà fastidio. Quindi praticamente vado a mettere la colla qui sulla mia stoffa, che in questo modo qui, e vado ad incollare la copertina. Quindi, come dicevo, la centro e lascio il mio mezzo centimetro così, perché tanto così non mi rimane un po' di morbidezza, vedete, in questo modo, e non dà fastidio quando lo chiudo. Ops. Ok, centriamo bene e incolliamo. Dopodiché andiamo a fare lo stesso sulla parte posteriore, in questo modo qui, nello stesso modo in cui abbiamo fatto per il frontale. Per cui andiamo a mettere la nostra colla. E andiamo a chiudere la nostra copertina. A questo punto controlliamo bene che sia esattamente parallela alla copertina frontale e incolliamo bene. Diamo un attimino solo il tempo che la colla faccia ben presa. Ora che abbiamo incollato le mie buste alle due copertine, cosa vado a fare? Vado a decorare gli interni del mio album con queste due buste che ho decorato e di cui trovate il video. Tra i video veloci sul mio canale YouTube sono appunto delle bustine decorate che ho realizzato in maniera molto veloce, vi ho fatto vedere come le ho fatte, quindi trovate, forse questo non c'è ancora, comunque trovate sul mio canale tutti e due i video veloci di come li ho realizzati. Quindi vado ad incollare in questo modo i miei due particolari, quindi sia dietro il frontale che questa busta, vedete che ha la chiusura, quindi io la vado ad incollare solo sulla parte così laterale e sulla parte in basso, in modo da lasciare la possibilità di sfilare la graffetta per la chiusura. E vado ad incollare così, sia una l'altra sulla parte posteriore. In questo caso la graffetta ce l'ho laterale, quindi andrò a mettere la colla su tutti gli altri lati, così. E vado ad incollare in questo modo. Queste sono delle bustine semplici semplici che ho fatto,
Se non avete ancora visto il video, andatelo a guardare perché tanto sono dei video molto veloci, perché in effetti si fanno molto in fretta a fare queste decorazioni, però secondo me sono molto carine, sono d'effetto, quindi le fate con poco lavoro, ma guardate un po', direi che ne vale la pena. Ho utilizzato chiaramente, sapendo appunto di utilizzare queste buste, vedete che ho utilizzato lo stesso washi tape dorato con lo stesso pizzo in modo che fossero tutti abbinati così. Ora fatto ciò, non ci resta che andare a decorare la nostra copertina e a fare la chiusura. Allora, per la chiusura io ho deciso di utilizzare del pizzo molto delicato. Che dunque metterei semplicemente a metà così. Allora, dividiamo la metà in questo modo. Ok, sì. E vado a allora facciamo così. Lo vado ad incollare solo. Aspettate che riprendo la misura, così non lo lascio troppo lungo. Ok. L'ho tagliato bello lungo, ma voglio fare il fiocco che rimanga grosso, quindi ok. Quindi questo qui è a metà. Allora, cosa vado a fare? Lo vado ad incollare solo sul, chiaramente non nella parte dietro dove c'è la stoffa, ma vado a mettere un po' di colla solo qui sul frontale, in questo modo qui, e poi lo andrò a fissare anche sulla parte posteriore. Adesso però lo fisso solo sul frontale perché voglio decorare la copertina sopra, dopodiché andrò ad incollarlo sulla parte posteriore. Allora, per quanto riguarda il frontale, per decorare il frontale, come vi dicevo, ho già messo la carta con la scritta, così ho la scritta già pronta, e poi ho ritagliato dei particolari dal mio kit, che sono questi, diciamo. Adesso devo capire un attimino come metterli. Metterei la stellina qua e questi li metto qua. Però prima di mettere questi, tanto posso metterli successivamente, voglio andare ad incollare le mie stelle. Stelle che ho fatto, di cui ho fatto il video, che trovate sul mio canale, e che voglio mettere in questo modo. Adesso datemi solo un attimino il tempo di capire come piazzarle. Perché, ok, potrei metterle così oppure voglio che siano tutte all'interno così. Ok, direi che così possono andare bene. E quella piccola la mettiamo qua. Ok, quindi allora facciamo così. Cominciamo a piazzare la prima, questa. La vado ad incollare qui. Dopodiché un po' più in basso, così. Aspettate perché voglio coprire bene la parte. Ok, voglio coprire la candela, ma voglio lasciare la parte di decorazione che c'è sotto la candela sulla carta. Quindi così è perfetto. Ok. Così vedete, mi rimane la parte di decorazione sottostante la candela. E poi andiamo a mettere l'ultima qui così. Ok. La mettiamo qua. Perfetto. Adesso, mentre queste si asciugano, allora vediamo un po' come mettere. Ok, così vado a coprire anche la campana e questi vorrei infilarli in questo modo qui. Così, tipo. Vediamo un po' se mi piacciono. Sì, perfetto. Allora, facciamo così. Andiamo ad incollare un pezzettino. No, prima passo un po' di distress perché non l'ho passato. E sapete che io lo passo sempre perché l'effetto cambia totalmente.
Quindi questo è un passaggio importantissimo da fare per quanto mi riguarda, perché dà proprio tridimensionalità. Se voi incollate dei particolari dove è stato passato il distress, vedete proprio la differenza, perché sono molto più belli. Quindi, allora, facciamo così. Cerchiamo solo di capire con che ordine, in che ordine devo andare ad incollarli. Ok, così va bene. Quindi mettiamo prima questo. Lascio la parte sopra senza colla perché dovrò andare ad infilare le aspettate così, ok. Ora andiamo ad incollare questo. Per ultimo lasciamo le pigne. Quindi così. E adesso andiamo ad infilare queste là sotto. Per cui facciamo così, mettiamo un po' di colla sotto e anche un po' sopra, così mi fa da fermo per questo modo qua. Ok. Facciamo una. E facciamo due. Ok, mi piace. E adesso distresso sulla mia stellina, così. E andiamo ad incollare. Per concludere, andrei ad aggiungere ancora qualche dettaglio. Allora, metterei delle paillette bianche che sono fini, servono solo per dare un po' di luce. Quindi andrei qua intorno alla stella creare dei punti luce come se fossero delle stelle più piccoline. Per fare questo utilizzo il mio attrezzo che vi ho spiegato già in qualche altro video, che ha la punta collosa e finalmente mi ha risolto il problema di prendere i particolari in un secondo per andarli ad incollare, cosa che prima era un incubo e quindi non riuscivo mai a ne mettevo sempre pochissimi perché ci mettevo tantissimo tempo. Invece in questo modo qui, con questo attrezzo che ha la punta collosa, in un secondo vedete che prendo qualsiasi oggetto, fossero strass, fossero paillette, qualsiasi cosa, noi lo prendiamo, lo puntiamo e andiamo a piazzarlo. Quindi vedrete che da quando ce l'ho, infatti metto paillette e strass dappertutto finalmente perché posso farlo in un attimo e mi piacciono. Ecco, così diamo un po' di luce. E poi un'altra cosa che volevo ancora fare. Chiudo questo al tappo. Un'altra cosa che volevo ancora fare è usare il mio pennarello, che avete anche questo già visto, che serve per lasciare questa patina luminescente, direi, con questi brillantini molto 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 delicati che sono bellissimi, e quindi lo vado ad utilizzare per dare un po' di luce a questi particolari. Quindi ne metterò un po' qui. Adesso vi faccio vedere contro luce perché tanto si vede anche l'effetto e anche qua sulle mie pigne. È bellissimo questo pennarello. Adesso cerco di farvi vedere, sì, dovrebbe vedersi. È delicatissimo ed è bellissimo. Quindi anche per fare le decorazioni interne, insomma, si possono fare veramente tante cose. È proprio bello, bello, bello. Direi che abbiamo completato. Adesso aspetto che mi si asciughino bene, mi si asciughi bene il tutto, perché adesso non voglio girarlo e vado solo ad incollare il nastro sulla parte posteriore, mentre la parte laterale la lascerò qua libera perché così rimane più bella e più delicata. Spero che anche quest'idea vi sia piaciuta. Ho realizzato un album così un po' particolare, solo con delle buste. Le buste le dovete semplicemente ritagliare. Chi ha già acquistato il mio kit non deve fare altro che ritagliare le buste e realizzare questo album. Per
che è una cosa veloce, però direi anche molto carina. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi i commenti, lasciatemelo scritto. E se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo di nuovo con il prossimo lavoro. Un bacione e ciao, buona giornata. Ciao ciao!